Buon pomeriggio a tutti. Oggi venerdì santo, nel mio paese ci sarebbe dovuto essere un gran manicomio perché, come sapete, io sono di San Fratello. Per chi non lo sapesse, ora lo sa, che è un paesino sui Nebrodi in provincia di Messina, dove c'è una particolarità. Il mercoledì, giovedì e venerdì santo di solito escono i giudei. E i giudei fanno un gran movimento perché suonano, hanno le trombe. E sono vestiti tutti di rosso, hanno dei vestiti bellissimi, ricamati, l'elmetto, poi hanno un cappuccio che gli copre il viso e di solito fanno veramente tanto rumore durante questi giorni. Oltre a questo ci sono tante feste religiose. Mercoledì Santo di solito c'era la processione della Pietà, bellissima, e poi il giovedì abbiamo la cena domini e a volte veniva fatta una rappresentazione in cena domini con un copione antichissimo, tutto in versi, veramente meraviglioso, spettacolare e assolutamente originale. E venerdì santo poi c'è la processione delle varette. Come sentite oggi, a parte il mio vicino, insomma, che fa un po' di rumore oggi perché ha dei lavoretti da fare. Però non c'è assolutamente nulla, anzi, cerchiamo in qualche modo di darci da fare per non pensarci, perché per noi non sentire i rumori delle trombe è un qualcosa che ci fa stare veramente male. E infatti oggi sono a casa, in realtà di solito in questi 3 giorni a casa non c'è nessuno, perché c'è chi è impegnato a fare il giudeo e chi invece magari si dedica alla processione, alle varie funzioni religiose. Quindi niente, ho pensato, visto che sono a casa, di approfittarne e dedicarmi a voi. Io intanto grazie perché sono arrivati tanti like e sono molto contenta che vi sia piaciuta la ricetta. La cosa più bella, quella che mi ha fatto commuovere, è che praticamente molti di voi hanno ricordato questa ricetta come una ricetta veramente di famiglia e quindi è un ricordo amabile, tenero, di affetti che in questo momento sono, come dire, la perla preziosa della nostra vita, perché visto che siamo tutti chiusi a casa, sono gli affetti che ci tengono su. Benissimo, dopo questo preambolo abbastanza lungo, oggi vi voglio far vedere come preparo una marmellata gelatina di agrumi, nello specifico di mandarino. Questa ricetta viene fuori dalla mia necessità di dover consumare le arance senza mangiarle. Io ho una difficoltà a digerire le arance, così come tante altre persone, però non posso fare a meno di poterle gustare. È una delle modalità, è quella di creare appunto della marmellata, oppure come in questo caso della gelatina. Perché gelatina? Perché io in realtà utilizzerò soltanto il succo dell'agrume. Perché per fare la marmellata bisogna non solo sbucciare le arance o i mandarini, ma bisogna anche togliere la pelle per ciascun spicchio. Questa cosa non è sempre fattibile perché appunto ci sono degli orari di lavoro da rispettare. E quindi non ho molto tempo. Quindi oggi ho preparato gli ingredienti. Una cosa che utilizzo anche per fare più velocemente è questa. Guardate, è della Pectina. La trovate in qualsiasi supermercato. Ovviamente non vi dirò la marca del prodotto perché non mi va di fare pubblicità. Questo è quello che ho ottenuto, anzi ora ve lo faccio vedere, una settimana fa circa. Come vedete, utilizzo dei barattolini da 90 grammi perché sono molto utili. Una volta che si aprono, anche se li prendete, ne prendete un cucchiaino al giorno, sicuramente non si deteriora. Quindi lo potete tenere in frigo tranquillamente e consumare. Questa è la consistenza della marmellata della volta scorsa, visto? Non vi dico il profumo, però questa. Ovviamente rispetto alla marmellata non ci sono pezzi grossi, ma è una sostanza gelatinosa, però non è della stessa sostanza che può avere la gelatina vera e propria, quella che si usa per esempio per fare dei budini oppure
per fare le caramelle, quindi è leggermente più morbida, perciò è facilmente spalmabile. Benissimo, questo non si butta. Non si butta niente. Allora vi faccio vedere. Quindi, intanto io mi sono passato il tempo a spremere i mandarini. Ok, ce li abbiamo qua. Dopodiché prendiamo una bella pentola. Iniziamo a versare il succo. Ora, tra un po' vi dico anche le quantità. Ok, visto? Deve essere ovviamente filtrato perché ci sono tutte le parti interne del succo, quindi del mandarino, cioè la polpa e qualche pezzetto di seme. Visto? Molto semplice. Ma che profumo eccezionale, io adoro i mandarini, però purtroppo anche questi mi fanno male, perciò ne mangio uno una volta ogni tanto, ma non potevo non consumarli, anche perché così come i limoni della scorsa ricetta vengono dalla mia compagna, quindi sono assolutamente biologici e non solo, sono appena raccolti, abbiamo la fortuna di averli anche in questo periodo, anzi vi dirò che le arance di questo periodo sono assolutamente zuccherine. Ok, mettiamo questo di là e aggiungiamo. Mi raccomando, tutto a freddo, perché la ricetta è veloce, sì, ma non di premura. Allora, vi dico i quantitativi. Quindi, 600 ml di succo, 240 grammi di zucchero e invece di pectina ho misurato 16 grammi, quindi fate un po' voi le proporzioni. Oggi non sono arrivata ad 1 litro perché ovviamente anche se ho premuto diversi mandarini per fare 1 litro di succo ce ne vogliono un bel po', ma non importa, l'importante poi è dividere, prendete la calcolatrice come ho fatto io. Ok, allora andiamo a sciogliere lo zucchero, andiamo a mettere la pectina. Ovviamente se non la volete utilizzare potrete usare la mela. Su internet trovate le proporzioni, di solito per 1 litro ci vuole circa, ci vogliono 2 mele. Io non la provo, non la faccio con la mela, per una semplice questione di tempo, perché la pectina mi aiuta a far addensare la crema più velocemente. Ok, visto che ho fatto qualche grumetto, mi aiuto con tada, un frustino, perché se è vero che poi con il calore si scioglie, no, non dobbiamo aspettare il calore. Abbiamo fatto quasi. Benissimo. Allora, andiamo a mettere su il fuoco. Ok. Mi sono già preparata, come vedete, dei barattolini, uno grande e uno di quelli miei preferiti. Allora, 2 parole sulla sterilizzazione dei barattoli. Sapete, ma mi rivolgo a delle persone che molto probabilmente già fanno anche la salsa, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a sterilizzare i barattoli in acqua bollente, quindi quando l'acqua bolle devono stare 10 minuti. Io di solito i coperchi li metto quando l'acqua va in ebollizione. Dopo 10 minuti spengo e metto i coperchi, perché avendo questa qua, questa specie di vernice, non mi va che si metta a bollire. Oppure, metodo moderno, è quello di accendere il forno a 100 gradi, andate a mettere i barattoli, 30 minuti di forno, appena spegnete il forno ci inserite i coperchi. Io, come vedete, ce li ho già pronti. E ora la pazienza di aspettare che vada in ebollizione.
Allora, noi siamo andati avanti con come lo posso chiamare? Il girare, il giramento con il mescolare il succo. Mi raccomando, un po' di pazienza. Visto? Ho cominciato a fare questa schiumetta. E allora, visto che inizia un pochino, ora dobbiamo aspettare, che vi posso dire, visto che inizia a bollire, qua ci sono le prime bollicine. Allora, circa 3 minuti, ok? Circa 3 minuti, in questi 3 minuti vi dico un utilizzo molto goloso. Allora, prendete una teglietta, se avete in previsione di fare una cheesecake, per esempio. Prendete una teglietta, ci mettete a foderare l'interno della pellicola e poi ci versate sopra. Ecco, ci siamo. Poi ci versate sopra la gelatina per un centimetro e mezzo circa, ok? La mettete poi a riposare. Poi successivamente in frigo, e quella sarà un disco buonissimo per la parte superiore della cheesecake, oppure potrete utilizzarlo anche se andrete a fare delle torte più complesse con l'aggiunta ad esempio di una crema sempre al mandarino. Ok, allora se c'è bisogno noi facciamo così, prendiamo una schiumarola, visto? Andiamo a schiumare. Per esempio per l'arancio la volta scorsa non c'è stato bisogno, per i mandarini stavolta sì, questa si toglie, si deve togliere, ok? Andiamo a toglierla, la schiumetta. Volete fare la prova? Facciamo? La prova, ma penso che lo sapete tutti. Questa è una prova che si fa anche con la mostarda, per esempio, la mostarda di Fichidindia, che quest'estate voglio provare assolutamente. Vediamo. Ancora è calda. Eccola, guardate qua, guardate come va a gelidificarsi. Ok, io la prova la faccio più che altro per fare vedere, però in realtà non c'era bisogno perché aggiungendo la pectina non c'è bisogno di fare prove perché la quantità è quella. Invece quando andate a mettere per esempio la mela come gelidificante dovrete fare questa prova. Ok, la giro ancora un po'. Perfetto, e ora cosa prendiamo? Il nostro barattolone. È leggermente bollente, leggermente però. Però questa è una buona cosa perché permette di proseguire con la procedura di sterilizzazione. Ok, poso perché sto per bruciare. Non vi dico il profumo inebriante. Se vi va potrete aggiungere anche qualche fogliolina di menta, così. Io non aggiungo niente perché così poi posso scegliere che tipo di applicazione. Ok, gli metto un altro goccio. E ora continuiamo. Andiamo a stringere forte.
ci siamo. Ora facciamo un'operazione. Ok? Questo mi permetterà di andare nuovamente a sterilizzare il coperchio, quindi saremo sicuri che non ci sono batteri all'interno. E tra un'oretta circa, ma ve ne rendete conto ad occhio, rigirate il barattolo. Infatti, visto? Questo è così, è stato rigirato dopo. Perciò io ora proseguo, mi riempio qualche altro barattolino. E poi mi piacerebbe anche eventualmente per qualche altra volta raccontarvi dell'utilizzo sempre delle arance e dei mandarini, perché ci sono delle preparazioni gustosissime che magari non sono molto conosciute, quindi anche preparazioni di plum cake, ma anche il classico pan d'arancio o pan di mandarino che è tipico proprio della Sicilia. Ok? Io auguro una buona Pasqua a tutti, una serena Pasqua, speriamo di liberarci dal Covid al più presto, in modo che potremo tornare anche ad uscire. E chissà, magari con chi ne avrà voglia condividere anche di persona queste splendide ricette tradizionali. Un saluto a tutti, buona Pasqua!